Come provvedere il necessario per campeggiare un migliaio d'uomini, cui solo corredo militare era un fucile per capo e una dozzina di camicie rosse per compagnia? Soprattutto ci metteva terrore, sembrava ridicolo l'accennarlo, lo stato delle scarpe. Ma per chi ha veduto una sola volta i nostri cacciatori scalzo e sanguinante, i piedi per i rocciosi sentieri di Salemi e di Parco, mettere ogni sforzo di volontà nel dominare lo strazio d'ogni passo, per affrettare il cammino, raggiungere i compagni e non essere tacciato di lentezza al momento dell'attacco, per chi vide o si aspettava di vedere codesto, non fu piccolo sgomento passare a rassegna sul selciato di Marsala decine e centinaia di scarpette lucide e di stivaletti più atti a passeggiare in una capitale che ad arrampicarsi sui sentieri ancora saraceni di questa bellissima parte dell'isola. Cominciarono fin da allora quelle continue e minute requisizioni di scarpe che furono, conviene confermarlo, una delle principali nostre fatiche. Sbalestrati qua e là dal volere pronto e indomabile che ci dirigeva, non fu piccol vanto arrivare a cambiar calzature ogni due volte, o meglio, che 2000 uomini, giacché oltre ai nostri, dopo Partinico, furono fatte abbondanti distribuzioni anche alle bande armate di paese. Tutto ciò nel giro di poco più che due settimane, in paesi privi di industria, dove bisognava cercare la bottega di ogni ciabattino e arrivare al molto giovandosi molte volte del poco. La discreta quantità di scarpe raccolte a Salemi, ad Alcamo e vivia a Partinico, al Parco, a Merineo e fino alle ultime frazioni di Misilmeri testificherà del nostro zelo a raccogliere come delle fatiche grandissime durate dai soldati per consumare. 7 anni e ne mostra 40, è monaco e si chiama Padre Carmelo. Sedevamo a mezza costa del colle, che figura il Calvario con le tre croci sopra questo borgo presso il cimitero. Avevamo in faccia Monreale, sdraiata in quella sua lussuria di giardini. L'ora era mesta e parlavamo della rivoluzione e l'anima di Padre Carmelo strideva. Venite con noi, gli dissi. Vi vorranno tutti bene. Non posso, rispose. Forse perché siete frate, ce n'abbiamo già uno, e poi altri monaci hanno combattuto in nostra compagnia senza paura del sangue. Verrei se sapessi che farete qualche cosa di grande davvero, ma ho parlato con molti dei vostri e non mi hanno saputo dir altro che volete unire l'Italia. Certo, per farne un popolo grande e unico. Un solo territorio, rispose. In quanto al popolo, solo o diviso, se soffre, soffre. E io non so che vogliate farlo felice. Felice? Ma certo, il popolo avrà libertà e scuole. E nient'altro, interruppe il frate, perché la libertà non è pane e la scuola nemmeno. Queste cose basteranno forse a voi piemontesi, per noi qui no. Dunque che ci vorrebbe per voi? Risposta. Una guerra non contro i Borboni, ma degli oppressi contro gli oppressori, grandi e piccoli, che non sono soltanto a corte, ma in ogni città, in ogni villa. Allora anche contro voi frati, che avete conventi e terre dovunque, sono case e campagne. Ma certo, anche contro di noi. Anni prima che contro, anzi, prima che contro ogni altro, ma col Vangelo in mano e con la croce, allora verrei. Così è troppo poco. Se io fossi Garibaldi, non mi muoverei a quest'ora, quasi ancora con voi soli. Ma le squadre? E chi vi dice che non aspettino qualche cosa di più? Non seppi più che rispondere e mi alzai. Egli mi abbracciò, mi volle baciare. E tenendomi strette le mani mi disse che non ridessi, che mi raccomandava a Dio e che domani mattina dirà la messa per me. Mi sentiva una gran passione nel cuore e avrei voluto restare ancora con lui, ma egli si mosse, salì sul colle, si volse ancora a guardarmi di lassù e poi disparve. Finché il fisco ci lasciava scrivere senza molestarci,
Noi pensavamo due cose. Primo, che esso ci compromettesse, che esso ci, leggo molto male, c'è poca luce, che esso ci si componesse di persone sensate. Secondo, che la monarchia, salda in gambe, non temesse la discussione, anzi, ne traesse alimento e vigore. Crediamo che le stesse persone reggano il pubblico ministero e crediamo non sussista il fatto di una demenza improvvisa o di un improvviso spirito reazionario onde quelle persone siano rimaste vittime. Ma poiché le istituzioni rachitiche del Regno d'Italia fanno dei procuratori del re un branco di camerieri del ministro Guardasigilli, il quale, qualunque nome porti, riflette una cieca fedeltà l'immagine del suo capo, egli è certo che egli non ci percuotono contro coscienza e contro la legge per comando del padrone. Noi davvero compiangiamo di cuore la situazione poco lusinghiera dei gentiluomini della procura di Mantova e ci sentiamo tutti compresi dal rossore onde la loro guancia vereconda si incolora, considerando che una magistratura, il cui alto ufficio dovrebbe unicamente consistere nella tutela della società dai malfattori e protezione di coloro che lavorano. E se vi ha un uomo più abietto del boia è il suo valletto, vi ha altresì un uomo meno invidiabile del birro che ammanetta i furfanti ed è il birro che ammanetta la parola. La Gazzetta di Mantova, che tentò con penna paralitica l'argomento della Repubblica ed osò un parallelo del Regno d'Italia, Regno della Regia, della Banca, del Commercio, delle Ferrovie Meridionali, delle Amministrazioni della Marina, delle Subite Fortune, del Processo Robbia, Regno dell'Impunità, con la Repubblica Americana, ove pur avvengono fatti di ladrerie, ma sono puniti. La Gazzetta di Mantova, diciamo, avrebbe dovuto tenere conto anche del seguente articolo della Costituzione di questa Repubblica e ciò che il parallelo fosse intiero e sfolgorasse la superiorità del Regno. E la persecuzione contro la stampa repubblicana infierisce su tutto lo Stato nostro. E noi diremo, noi non abbiamo l'abitudine franciosa della millanteria e della minaccia, ma con tutta calma vi diciamo, signori e padroni nostri, che noi siamo della vecchia e non molle generazione del 48, che il lungo esilio e le vostre carceri e le vostre ostilità ci esercitarono sufficientemente alla lotta per non dare addietro che abbiamo convinzioni senza orgasmi e senza fremiti, ma profonde, quando si tratta di venire alle mani con voi, che di partito repubblicano ha forzato da tutta la Landwehr dei malcontenti e abbondanza formidabile per coprirvi la faccia di pallore, che ci costa meno fatica difendere il dibattito e la libertà con un paio di tramvai rovesciati sulla via più che scrivendo una pagina di giornale, con i vostri arbitri e le vostre prepotenze e l'apporto degno vostro di immolare la patria agli interessi di una consorteria di pochi. Fateci tacere, ma noi cospireremo. Più volte abbiamo scritto che da noi si preferisce la strada larga della libertà, dei graduali avanzamenti, dei processi naturali, delle opere tenebrose, delle congiure, ai precipizi della reazione e allo spargimento del sangue, la penna allo schioppo, la parola alla barricata, i metodi pacifici agli insurrezionali, e lo scriviamo adesso da capo. Voi credete d'essere immortali. Noi crediamo della necessità storica e politica e sociale e morale della Repubblica. Da questa prova non possiamo fuggire, né voi né noi. Volete vivere più a lungo? Lasciateci parlare, lasciateci scrivere, non seminate ostacoli, non impedite. Il fiume va al mare per legge inviolabile e fisica e voi lasciatelo ire, qualunque sia il futuro. Voi, così operando, avete provveduto alla reputazione della dinastia, avrete servito degnamente l'Italia. E se l'evento, il quale, come avrete letto in Omero, sulle ginocchia degli dèi s'asside, vi obbligherà di far largo ad altri principi ed altre istituzioni ed altri uomini, e proclamerà, siccome accade al nobile Amedeo, i vostri principi cittadini della Repubblica, voi, obbedendo alle sue leggi necessarie, lascerete fama onorata nella storia. Vi piace meglio un'esistenza breve ed infame?
Ordinate ai vostri uomini e procuratori di sequestrare i giornali, ai vostri prefetti di vietare le assemblee proletarie, ai vostri sbirri di perquisire le case dei patrioti. Incoraggiate la reazione clericale, permettete che ogni straniero, se gli talenta, vi sputi in faccia e mantenete l'Italia male armata e impotente davanti alla Francia che medita di vendicarsi, davanti a qualsivoglia contingenza europea, siccome vi è venuto fatto col voto recente alla Camera dei Deputati. Viviamo nel secolo della vaporiera e gli stolti che ci governano pare abbiano risoluto di turare la valvola di sicurezza.